Parlava tre lingue, aveva due lauree e il sorriso sempre ad illuminarle il viso. Il suo corpo senza vita purtroppo è stato ritrovato sotto le macerie dei palazzi sgretolati. Sino alla fine, amici e parenti hanno sperato di trovare in vita la trentenne tarantina. Simona Carpignano invece è rimasta vittima del crollo di due edifici di Marsiglia, dove si trovava da 6 mesi dopo aver conseguito la seconda laurea, a Parigi. Lo stabile, in una via del centro storico della città. Due dei tre edifici erano stati dichiarati inagibili per pericolo di crollo una decina di giorni fa, come confermato dal vice sindaco di Marsiglia. L'altro invece era abitato da una decina di persone. Simona Carpignano aveva più volte manifestato la volontà di lasciare quell'appartamento proprio per il timore di un crollo che riteneva assai probabile. Alcuni testimoni dichiarano che da qualche giorno le mura si muovevano, mostrando così evidentemente la mancanza di sicurezza della struttura. Inaugurato il nuovo reparto di pneumologia al primo piano dell'ospedale Moscati, nei locali che in passato hanno ospitato la cardiologia, si tratta di 10 posti letto che in poco tempo diventeranno 20, come previsto dal piano di riordino ospedaliero per le pneumologie. Un reparto indispensabile se si pensa che la grave emergenza ambientale di Taranto determina un'elevata incidenza delle patologie polmonari croniche infiammatorie, soprattutto oncologiche. La giornata porta con sé una doppia buona notizia, in quanto nell'auditorium dell'ospedale Moscati di Taranto sono stati presentati circa 180 lavoratori, prevalentemente infermieri, quasi tutti in servizio, finora utilizzati con continue proroghe a tempo determinato. I neoassunti hanno finalmente firmato il contratto a tempo indeterminato. Il governatore della Puglia ha riconosciuto il grande lavoro fatto dal personale medico infermieristico che ha soprattutto negli ultimi anni operato alacremente, nonostante la carenza di organico e quindi le condizioni non facili. Via l'insegna Ilva, si apre l'era ArcelorMittal. L'amministratore delegato presenta piano industriale e piano ambientale alla città e lo fa incontrando la stampa tarantina dentro la fabbrica. Si tratta di 2,4 miliardi di investimento, di cui circa la metà per l'ambiente, il resto per il programma industriale. Copertura dei parchi minerali entro il 2019, copertura dei parchi carbone entro maggio 2020, filtri per la diossina nell'impianto di agglomerazione, interventi nelle cokerie e nuovo impianto di trattamento delle acque reflue. Per la produzione l'obiettivo è quello di coprire il fabbisogno nazionale, dunque punta ai 6 milioni di tonnellate l'anno. La sostenibilità, il rispetto dell'ambiente e della salute, l'apertura e il dialogo nei confronti di una città decisamente provata, questi i messaggi inviati più volte nel corso della presentazione ai giornalisti. Segnali di disponibilità al confronto arrivano anche dal vertice romano con i sindacati di categoria tenuto nel pomeriggio di giovedì. Quasi 4 ore la durata dell'incontro, nel quale le organizzazioni sindacali hanno fatto presenti alcune violazioni dell'accordo firmato il 6 settembre per quel che riguarda in particolare le assunzioni nello stabilimento di Taranto. Crolla una parte dell'acquedotto del Triglio sulla strada provinciale che da Taranto porta Statte nel tratto che costeggia l'Ilva. La struttura di origini romane è stata con ogni probabilità ulteriormente indebolita dal maltempo e dalle incessanti piogge degli ultimi giorni. Il cedimento, che fortunatamente non ha causato feriti, si è verificato intorno alle 7 di mattina. Il sindaco di Statte, Francesco Andreoli, ha raggiunto il luogo del crollo e ha ricordato che tra il 2007 e il 2008 circa 500.000 euro vennero spesi per il recupero di una parte dell'acquedotto Ipogeo. Allora intercettammo delle risorse regionali e, prosegue, riuscimmo a ripulire un lungo tratto dei cunicoli costruiti in periodo romano. Il primo cittadino è invitato a far presto e a intervenire fattivamente per evitare che le intemperie mettano a serio rischio l'importante opera di ingegneria idraulica. Zone economiche speciali e sviluppo del porto di Taranto, un connubio possibile? Ma un connubio certamente possibile, bisognerà vedere un po' di attendere una convergenza dei tempi che consenta che il fatto che possano operare tutte e due insieme. Diciamo che il porto è già pronto alla sua fase di rilancio, sulle ZES c'è da fare qualche ulteriore passaggio e qualche altro approfondimento, ma sicuramente vanno a colmare uno dei deficit dei porti del Mezzogiorno, che è rappresentato dalla carenza del sistema produttivo.
e che quindi consente non solo di attuare un intervento di politica industriale, ma di creare i presupposti per l'aumento dei traffici portuali, quindi sicuramente sarà uno strumento che potrà ulteriormente potenziare i porti del Mezzogiorno e in particolare quello di Taranto. Zone economiche speciali anche a Taranto, a che punto siamo, Assessore? Non è un lavoro che fa soltanto la Regione Puglia per la zona economica ionica lucana, è un lavoro di sinergia tra la Regione Puglia e tra la Regione Basilicata, ma che soprattutto ha visto ieri avantieri un momento di confronto tecnico presso il Ministero che ha dato delle indicazioni precise. Ci sono alcune correzioni da fare e soprattutto ci deve stare una maggiore integrazione tra il progetto di Taranto, quindi quello pugliese, rispetto a quello della Basilicata. Ci sono anche dei problemi di governance, di gestione della zona economica speciale per quanto riguarda la Regione Basilicata, che deve attenersi a quello previsto dalla legge istitutiva delle ZES. Rispetto a tutto questo c'è un aggiornamento a fine gennaio e entro quella data si devono chiarire alcuni aspetti. Due raccoglitori occasionali di funghi senza permesso sono stati sorpresi dai carabinieri forestali della stazione di Martina Franca con un paniere pieno di funghi nel territorio di Crispiano. I militari hanno riconosciuto nel cestino, oltre alcune specie che causano sindromi gastrointestinali anche acute e non eliminabili con trattamenti di prebollitura o cottura adeguata, anche funghi velenosi, il cui consumo avrebbe portato dapprima alla comparsa di primi sintomi di malessere, poi alla morte nel giro di un paio di giorni. Ai due incauti raccoglitori è stata comminata una sanzione pecuniaria. La normativa vigente nel settore in Puglia è contenuta nella legge regionale 14 del 15 maggio del 2006. Indispensabile, prima di tutto, il conseguimento di un tesserino regionale previa frequenza di un corso micologico. Si è tenuta nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo Alfieri di Taranto la manifestazione organizzata in occasione della festa delle Forze Armate dell'Unità Nazionale, nell'anno in cui ricorre il centenario della fine del primo conflitto mondiale. Occasione propizia per ricordare i caduti di tutte le guerre e per trasmettere ai più piccoli notizie importanti relativamente alla città di Taranto in un momento storico così delicato. La canzone e la leggenda del Piave, la poesia di un anonimo, il soldato caduto, ma anche riflessioni di Ungaretti sulla condizione dei soldati al fronte. Su questo hanno lavorato i ragazzi delle terze classi dell'Alfieri, accompagnati poi dai docenti, sui luoghi della città che riportano alla guerra iniziata per l'Italia nel 1915, un percorso tra i luoghi simbolo della storia di quegli anni. L'Istituto Alfieri oggi ha dato prova di grande partecipazione anche agli eventi della nostra storia più recente. Hanno in Aula Magna, soprattutto le classi terze, hanno dato vita e hanno quindi ricordato la Prima Guerra Mondiale, che in quest'anno celebra il suo centesimo anniversario. Hanno voluto dimostrare la loro sensibilità verso fatti che hanno così violenti, che hanno fatto comunque la storia della nostra nazione.